Parlare di Nostra Signora di Guadalupe vuol dire parlare di speranza, perché il messaggio della Vergine a ciascun uomo è «Non temere nulla, figlio mio, non sono qui io, che sono tua madre, non sei sotto la mia ombra e protezione, non sono io la fonte della tua gioia». In una delle apparizioni, la Vergine pregò Juan Diego di andare dal Vescovo di Città del Messico, Juan de Zumarraga, e di chiedergli di costruire una cappella in suo onore sulla cima della collina, dare al Vescovo il segno che ti ha chiesto. Quindi la Vergine chiese a Juan Diego di salire fin sulla cima della collina di Tepeyac per raccogliere dei fiori e portarglieli. È l'11 dicembre, è pieno inverno, e Tepeyac, nei pressi di Città del Messico, si trova a 2500 metri di altitudine. Tuttavia, là, dove prima non c'erano che cardi e spine, Juan Diego scopre dei magnifici fiori della Castiglia, in particolare delle rose, che brillano sotto le stille di rugiada. Egli allora ne raccoglie un po' e le nasconde nel suo poncio prima di ridiscendere per andare dalla Vergine. La Madonna prende i fiori, li mette nella tunica di Juan Diego e gli dice: «Figlio mio, questi diversi fiori sono la prova, il segno che porterai al Vescovo». E sulla tunica appare impresso il ritratto della Madonna, alle mani giunte, gli occhi reclinati, ed è rivestita di un velo costellato di 46 stelle d'oro. È incinta ed ha un viso molto dolce e radioso, uno sguardo di tenerezza e di una purezza così umane e al contempo così soprannaturali che il Vescovo e quelli attorno a lui, sconvolti, si inginocchiano di scatto. Monsignor de Zumarraga chiede allora perdono alla Madonna per non aver compreso da subito la sua volontà e comanda immediatamente la costruzione del santuario che accoglierà il ritratto di Nostra Signora di Guadalupe. L'immagine stampata sulla tilma di Juan Diego si conserva inspiegabilmente nel suo stato originario da più di 470 anni, sebbene il tessuto avrebbe dovuto deteriorarsi dopo una ventina di anni. In seguito il miracolo è stato riconosciuto da studi scientifici e confermato dalla Chiesa Cattolica con la canonizzazione di Juan Diego. Nel santuario di Guadalupe, noto come La Villa, i fedeli venerano l'immagine conservata intatta fino ai nostri giorni e impressa su entrambi i lati di un tessuto in fibre vegetali. I colori non provengono da alcun tipo di pigmento conosciuto e l'immagine, dipinta con quattro tecniche differenti, non presenta tracce di pennello. La Vergine ha le mani giunte come a mostrare il suo profondo raccoglimento in preghiera. Il suo viso è meticcio. Al centro del ventre ha un fiore con quattro petali, che simboleggia la divinità ed evoca l'attesa di Gesù Cristo. La figura è circonfusa da un alone brillante. La villa accoglie circa 19 milioni di pellegrini all'anno, mentre il 12 dicembre, in occasione della festa patronale, sono circa 95.000 le persone da tutto il mondo che visitano il santuario. La Morenita è stata proclamata patrona dell'America da Papa Pio XII e imperatrice dell'America da Papa Giovanni Paolo II. Dal 1531 a lei è stata affidata l'evangelizzazione del continente americano. Benedetta Vergine di Guadalupe, ti chiedo a nome di tutti i miei fratelli del mondo di benedirci e proteggerci. Juanito. Mia buona signora, gli ho riferito il tuo messaggio e lui l'ho ascoltato.
Spero che non ti arrabbierai. Ma lui non mi ha creduto. Vuole un segno che veramente sei tu e che desideri questo tempio. Non scoraggiarti, mio caro e fedele figliolo. Ti sei comportato bene. Ritorna da me domani mattina e ti darò un segno per il vescovo. Con quel segno egli ti crederà. Non avrà più dubbi. Zio. Juan Diego. Sto morendo. Oh no. Fammi a chiamare un prete. Zio, è mattina. Ho promesso alla signora. Non vorrai lasciarmi morire senza il prete? No, zio. Ti porterò un prete. Mettiti giù. Così. Juan Diego. Juan Diego. Che cosa c'è, figliolo mio? Dove stai andando? Buongiorno, mia signora. Spero che tu abbia dormito bene stanotte. Perché stai cercando di fuggire, figlio mio? Perdonami, mia signora, ma non c'è altro modo. Mio zio sta per morire, la febbre è molto alta. Sto andando in cerca di un prete prima che sia troppo tardi. Quando l'avrò trovato, tornerò indietro a raccogliere il tuo messaggio. Perdonami, ma non sto mentendo. Non angustiarti, figlio mio. Non preoccuparti per la malattia di tuo zio. Non sono forse qua io, la vostra madre? Non preoccuparti più. Io ti dico che lui sta già bene. Mia cara signora, quanto sei buona nel dirmi questo. Ora farò come tu vorrai. Vai in cima al colle del Tepeyac. Là troverai delle rose. Mettine più che puoi nel tuo mantello. Poi vai dal vescovo e digli che, dopo questo segno, egli deve fare quello che desidero. Non mostrare a nessuno ciò che tu porti, mio caro, prima di giungere dal vescovo. Non temere. Oggi il vescovo ti crederà. Ora va, mio piccolo e carissimo figlio. Avanti. Ho portato al vescovo il segno che mi aveva chiesto. Va bene. Fammi vedere. Oh no,
Posso mostrarlo soltanto al vescovo. Sono il segretario del vescovo. Fammi vedere. È come mostrarlo al vescovo. No. Bene, allora guarderò da solo. È mio dovere. No. Juan Diego. Vostra Eccellenza. Perché non mi hai detto che era qui? Stavo per farlo, Eccellenza. La signora vi ha mandato un segno. Juan Diego, mostracelo. Fai vedere quello che hai nel mantello. Rose. Rose in dicembre.